E salve a tutti amici coreani e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo tornati su Chernobylite, secondo episodino. Allora, eravamo rimasti qua, che ci hanno dato la pistola, possiamo fare le missioni eccetera. Ma prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate il link per il codice sconto di G-Portal. Quindi grazie G-Portal per sponsorizzarci come sempre. Poi tutti gli altri linkettini interessanti, come anche il Discord italiano di Sarge Resistance. Non so se volete trovare qualcuno con cui magari giocare qualche ranked o giocare in generale, visto che in Italia non ha così tanto amore o così tanta gente, ma proprio in generale. E quel gioco si merita tanto amore e tanta gente. Allora, io spero che non state, ovviamente come sempre, non sembra, non credo. Speriamo bene per tutto il tempo che non statteri, perché sembra che l'ultima volta sia andato bene. Poi teoricamente da ottobre-novembre c'è ancora un pochettino, però succedono cose e dovrebbe fissarsi per sempre questo problemino. Allora, prendiamo subito il cannocchiale e scegliamo una missione. Quindi ok, ci sono le missioni di questo tipo che ci hanno qua. L'affarino e scegli una missione che tu, Oliver, intraprendete oggi selezionando e premendo F facendo clic. Ricorda che ogni missione ha uno scopo diverso e si svolge in un luogo diverso. Le missioni si dividono in varie categorie, quindi cibo, munizioni e medicine. Io direi di fare cibo e munizioni, quindi io farei così e me la vado a fare io. Mentre quello per il cibo se la va a fare Oliver. Quando sei pronto, premi. Missione. Ricorda che le missioni difficili non devono necessariamente finire bene. Sia tu che tuo compagno potreste essere feriti, rapiti o addirittura uccisi. Ma ricorda che si può morire anche di fame. Aspetta, però probabilità di successo 46%. Hold on. Però dice che è stabile, tutto a posto. Non gliela faccio fare, gliela fa. Che cazzo fa? Cioè, ha più probabilità di. Vabbè, magari non muore, dai. Vai. Sì. Loro un occhio di mosca, pomeriggio. Quando sei fuori dalla tua base nella zona puoi costruire una serie di cose probabilmente differenti. Ricorda che per costruire devi fare rumore e la zona è un luogo. Ok, pericoloso. Quando sei pronto, usa tab per procedere nell'unità costruzione e tornare alla tua missione per una leggera. Quindi. Ah, quindi trappole. Fabbricabile. Ok, quindi. Ok, va bene. Va bene, va bene, va bene. Volevo saltare. E poi. Aspetta, la pistola. Non posso. Per forza nel 6 me la devo tenere. Meno rapido. Ok. Beh, la posso mettere nel 2. E la pistola dei portali. Posso metterla nel 3. Qualsiasi cosa fosse l'altra che non ho più sti cabbi per ora. Teleporto fino al tuo. Ah, questo trasporta al rifugio. Ok. Ok, quindi io sostanzialmente adesso devo andare qua dove ho. Ah, il punto interrogativo sono altre robe. Oh, benza. Allora, dove si passa? Da qui. Yes. Dannazione. Ok, never mind. Allora. A quanto pare però posso andare ancora più giù.
Sì, posso andare ancora più giù. Lì vabbè, sicuramente dovrò entrare. Oh, missione compiuta. Ah, porca troia, che paura. Affanculo. E vado ad andare a vedere anche sti. E portare una missione. Quando sei pronto, se non dovrete portare un inventario per tornare nel rifugio. Però io per adesso sono a posto così. Che gli ho aperto anche la porta in faccia. Ah, quello vuole andare a pisciare? Oddio, non funziona proprio così, sappilo. Però. Oh. Che paura, sto. Ok. C'è un altro amico di qua. È là in fondo. Già. Animortacci di Pippo. Beh, poteva farmi prendere direttamente il fucile, né? Allora, vediamo che cosa ci è qui. Andiamo un po' più indietro, analizziamo. La beata minchia. Buono a sapersi. Allora si prova ad andare in quest'altro punto interrogativo. Se. Ho schivato. Se non fosse pieno solo di questi cartelli e non ci andare. Secondo voi, Olivier ce l'avrà fatta col 46%? Ah, visto che forse da qua, almeno qui ci posso entrare. Una scannerazza. Parti meccaniche. Altri funghetti. Più buone quelle che crescono sugli alberi. Soprattutto di Chernobyl. Golosi. Com'è che si accendeva la torcia più? Boh. Boh. Ehi, amico. Ah, che cavo è? Madonna. Perché? Che cosa? Marema puttana. Vabbè. Почему опасно? Что за вопрос? Из-за НКВД, конечно. НКВД? НКВД. Тайная советская полиция? Эти уроды тут шастают, вынюхивают что-то.
Раскулачили мою невестку, а у нее всего-то две коровы было. Две сраных коровы, мать твою. НКВД больше нет. О них можно не беспокоиться. Да-да, ежел тот еще говнюк. Никому от его прихвостней покоя нет. Даже героям войны, вроде меня. Боже. Что? Говори громче, парень. У меня ж со слухом плохо. Контузия. Фриц гранату в бункер закинул. У тебя есть что-нибудь на обмен? Может, запчасти какие? А что ты раньше не спросил? Конечно, есть. Маркапутана. Могу тебе немного хлама на патроны поменять. Мне нужно быть готовым, если НКВД вдруг вернется. Facci vedere le attrezzature. Взгляни, сынок. Per ogni volta prendete per base per 4 proiettili per fucile da caccia. E no 5. E prendi il proiettile. Una maschera antigas. Ah, per 10 proiettili. No, no. Perfetto, dai. Da strici. E quindi come funziona? Soprattutto non è molto comodo e fa un sacco di rumore, ma offre una protezione piuttosto buona. Richiede una fiastra di metallo per funzionare. Arema! Тебе удалось найти что? Взгляни, сынок. Vabbè, dai. До встречи. Non è che magari non... Ah, ok, sì. E quindi per farla funzionare, no? Se faccio usa, gliela toglie. Ok. Quindi basta tenerla in inventario. Ok, equipaggiata. Nice, nice. Però dice protezione 0. Non mi convince sta cosa. Ma va bene così. Allora, controllatina da questa parte. Forse ci stanno due punti interrogativi. Perché a me sembra stia statterando. Quindi spero non sia tutto il video così. Sennò è veramente fastidioso. Ok. Intanto qui c'è uno che piange. Poi ho dato un'occhiatina. Boh, sembra andare abbastanza bene. Aiuto. Che mi fa la schivata. Signor soldato! What is going on? Cucciolo. Ha raggiunto un nuovo livello, un punto di abilità. Yay, pare compagni alla base per scambiare punti per l'addestramento. Bernas. Quindi, sostanze chimiche, vabbè, facciamo. Analizziamo. Un amichetto al campfire. È un amico, vero? Sì, ciao. Oh, еще один замечательный покупатель. Хочешь? Не страшно здесь торговать. Уж я-то знаю, что делаю. Faccio affari da tempo della caduta dell'Unione Sovietica, poi che non risica, non розica. Много где побывал. Большой базар в Тегеране. Европейская ярмарка в Варшаве. Площадь Таксим в Стамбуле. Где я только не был, дружище, чего я только не видел. Не сомневаюсь, но должен спросить.
Как безлюдная Припять может сравниться с такими яркими местами? Если есть спрос, я обеспечу предложение. Я Атлант, расправивший плечи. Меня Трамп и Гейтс на быстром наборе. Смотри. Правда? Трамп. И Стив Джобс. Да-да-да-да-да, он тоже. Конечно. Ну да ладно. Деньги правят миром, но бартер меня тоже устроит. Хочешь поторговать? Удачи с твоей. Ха, спасибо. Ну, bene, спасибо, спасибо. E vabbè, dai, allora torniamo di là, ci facciamo un'altra missioncina. Yoink. Эта стратегия вроде работает, Игорь. Похоже, мы можем проникать в зону и выбираться оттуда, не привлекая внимания. Ну как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Все еще хочешь вернуться на электростанцию? Прямо пой, да, если. Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она. Бебенька, не лаши централи анкора. Чувствуешь? Ох, удивляешь ты меня, профессор Хеменюк. Доверять предчувствиям важно, но без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день, когда погиб Антон. Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все данные. È andata male per quell'affare, maremma puttana. Новый план. Доказательства, улики, планы, сведения, ресурсы. Нам нужно все, что приблизит тебя к цели, Игорь. Ладно. Что у тебя? А скифа. Обсудим через минуту. Но сперва я хочу, чтобы ты принял. Ancora, dimmi, fai veloce. У тебя появились новые обязанности. Qual è il tuo ruolo in questa storia? Mi hai assunto e preso questo magazzino in affitto. Sei il comandante di questa base. Quindi ti devi occupare di tutto l'equipaggiamento e soprattutto delle razioni di cibo. Inizia a pensare come uno stratega durante un'operazione militare. Organizza la base e prendi di cura dei tuoi soldati. Questa è la cosa più importante. Non è bello morire di fame, lo dico per esperienza. Ti dimentichi di sfamare due truppe e il morale calerà parecchio. Potrebbero perfino disertare. Inoltre le situazioni. Quelle risorse scosse non devi fare favoritismi, ricompense, rimbattere la fiacca, non dimostrare apprezzamento per chi fa la sua parte, sono tutti gli altri per creare una discordia tra i tuoi uomini, senza ombra di dubbio. Ma quali uomini, appunto? Non lo cambiare, se vuoi che l'operazione alla centrale abbia successo, è vero. Quindi c'è una sottospecie anche di gestionale? Non è quelle sei persone, considerano che ognuna di quelle persone qua. Non vedo di andartene da poi proseguire con la tua ricerca, ma devi essere paziente, devi avere un piano, una strategia e procedere con contatto. Anche dovrai preoccuparti dei bisogni dei tuoi compagni, gestire questo magazzino. Sì, sarà anche un gestionale. Именно так. И не забывай, ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Я помогу. За это ты мне и платишь. È per questo che mi paghi, ti pago. In natura? Perché non ho soldi. Ogni giorno tutti i compagni invieranno un rapporto sulle missioni assegnate. Saprai se le loro missioni hanno avuto successo e cosa sono riusciti a ottenere. Tutti gli oggetti acquisiti saranno automaticamente aggiunti al tuo inventario. Quando sei pronto, procedi per mia scia. Ah, successo. Ricompensa del pane e dell'acqua. Credo. Sarà. Le azioni di cibo vengono assegnate una volta al giorno e hanno un impatto fondamentale sulla salute morale di Igor e dei suoi compagni. Per assegnare le razioni, seleziona un personaggio e scegli la quantità di cibo che vuoi distribuire. Lo farò anche facendo sul lavoro corrispondente. Ok. Allora. Quindi alcuni compagni saranno obbligati a dormire per terra. Dai, facciamogli un buon pasto per il mio Igor.
Le personale può costruire nuove strutture per la base ed estrarre con nuovi compagni. Usa liberamente i materiali e punti di abilità che hai ottenuto. Ok, andiamo con i punti di abilità. Igor, пистолет, который я тебе дал, долго путешествовал со мной и уже довольно старый. Предлагаю сделать инструмент для калибровки и улучшить его. Окаю. Окаю. Хорошая идея. Я его сделаю, когда будет возможность. Он тебе правда пригодится, Игорь. Quindi, allora qui. La mia stanzina. La madonna, c'è un cazzo. Ma posso togliere anche roba? No. E addirittura sei fissato. Lasciamolo lì. Nel mentre. Ah, si può dormire. Piani di Ariadna. Cabo. Tipo degli occhiali. Memory visualization. Oh, sheesh. Vabbè, prendi la mia missione è dormire. Ok. Allora dovrei fare. Ho sbagliato. I letti li posso fare? Letto comodo. Vabbè, faccio il letto comodo per il mio amico. Ответь. Кто это? У меня есть вопрос получше. Ну, окей, сей, ты? Что? Шучу, мышонок, я шучу. Я знаю, кто ты. И знаю, что ты ищешь, ясно? Думаю, для начала этого хватит. Magari sono io da vecchio. Я хочу тебе кое-что показать. Кое-что очень важное. Но нам нужно встретиться лично. На словах не объяснишь. Это надо видеть. Я не знаю, кто ты, и я не полезу вслепую в очередную ловушку. Вслепую? Ну что ты? Наоборот. Я хочу, чтобы ты все увидел. Встречаемся в командном центре радара Дуга. Ты ведь знаешь, где это, верно? Радар Дуга? Да кто ты, блин, такой? Безумие какое-то. No, ho acceso il trattore. Allora, dicevamo. Un letto. Facciamo un letto per il nostro amico. E glielo inficchiamo. Glielo posso mettere di sopra. Così se ne sta dalla sua parte il letto. No. No. Come non detto. Come non detto. E io glielo metto, boh, qua. Così guarda mentre si lavora. Perfetto, tutto tuo. Visto che stanotte hai dormito per terra. Слышал твой разговор. Что собираешься делать? Вероятно, встречусь с таинственным незнакомцем. Дай, vediamo che vuole. Тайна этого незнакомца в том, почему он до сих пор не привязан к койке и не накачан галоперидолом. Думаю, он может что-то знать. Мне стоит рискнуть. Конечно. Он может что-то знать. А может просто ждет, когда можно будет проломить тебе череп и съесть твою печенку на ужин. Не думаю, что это хорошая затея. Слишком похоже на ловушку. Рассекуру, Оливер. Похоже на ловушку, но мы не можем его игнорировать. В любом случае, у меня есть пушка. Я буду очень осторожен. Да уж постарайся. Мне бы не хотелось наткнуться на твою отрезанную башку где-нибудь в камышах. Что бы я ни думал о таракане, без него я вряд ли смогу отыскать Татьяну. Ты уверен? Ты просто мчишься навстречу смерти. А этот, чокнутый, уже знает, где мы.
Может, он сам или его шизанутые друзья прямо сейчас нас окружают. Ну, quindi... Здесь отличная точка для обороны. Мы сможем засесть quindi, тут già, и отстреливаться, conosco, если придется. Ценю твое стратегическое мышление, Оливер. Но я должен это сделать. Quindi, tempo di cambio ogni giorno. La pioggia può attutire i rumori che fai e la nebbia oscura la visuale dei tuoi nemici. Questo può essere utilizzato a tuo vantaggio. Monitora la zona di alienazione e adatta al tuo equipaggiamento alla situazione prima di partire. Ok. Ora, qua perché... Ah, il punto interrogativo forse perché è la missione principale. Ovviamente quella la vado a fare io. Foresta rossa. E al mio amichetto sempre cibo. Vai. Andiamo a fare sta missioncina, dai. E vediamo un po' quanto ci vuole. Дуга, гигантская, пугающая стальная махина. Отголосок холодной войны, памятник безумным амбициям тех времен. Но при чем здесь ты или я? Столько лет прошло, но кто-то обязательно помнит, Игорь. Кто-то должен знать. Sono due, occhio di mosca. Ok, quindi noi ce ne andiamo di là, poi se c'è qualche punto di interesse che fa, mi ci fermo, non mi ci fermo. Beh. Qualcosa lì. No, non ne vado già di qua. Я Татьяна Амалиева. Я на сутомба. Беру тебя, Игоря Хименюка, в законные мужья. И обещаю любить тебя, чтить и уважать. Быть тебе верной и не отрекаться от тебя, пока смерть не разлучит нас. Ok. Allora. Sto andando giusto? Amici? Ah, ma qui non sono dove prima. Posso passare da qui? No, troppo grasso. Ehi, da qua. Vero? Yes. Oh, li mortacci. No, 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 no. Ma vaffanculo. Non me l'aspettavo fossero spawnati, porca troia. Vabbè, addirittura ora ci schiatto. Io aiuto, aiuto, zigzago. Aia. Ecco, rotta l'armatura. E ho solo tre colpi. Ali mortacci tua. Zigzag addosso a lui, zigzag addosso a lui. Aia, non funziona. Ok. Maremma puttana. Che cazzo, credo fossero morti.
Ah, affanculo. Si è resettata addirittura la porta. Ce ne sono ancora. Ancora. Nel frattempo prendo le erbe. Prendere anche questo, questo. Sì, ma io mi sono curato. Ancora? Erano quelle mediche, vero? Beh, sì, quella antiradiazione. Ok, qua sono due. Non mi avete visto. Non mi avete visto. Morco. Allora, andiamo su di lui. Yes! Madonna, se tipo lì si ferma e si gira adesso. Non lo fare. Non lo fare, bravo, ribadi così. Non ti girare. Perfetto. Però a me sta visuale a vignetta tutto intorno. Lo saluto e dice al massimo. E che cazzo ho? Resta lì. Cazzo che sono tutto stordito. Oh. Allora, qui dentro. Salve. Questo è quello che avevo regalato a Tatiana per il suo compleanno. E questo cos'è invece? C'è qualcosa agganciato dentro. È una cimice? Quindi, che meglio che aveva messo Tatiana sotto sorveglianza. Perché? Cosa voleva andare? Il KGB. Ok, però non posso girarla a mo' di Resident Evil, va bene. Eccoci. Eccoci. Jumpscare. La vera domanda è perché no? Узнаёшь? Ты хотел поговорить? Давай поговорим. Да не со мной. Старикан хотел, чтобы ты сначала эту штуку нашёл. Твоё время уходит. Откуда она у тебя? Не здесь. Встретимся в соседнем здании через пару минут. Все интереснее и интереснее. Minchia. Minchia davvero. La situazione non fa che migliorare. Sì, ma tutta sta vignetta, maremma puttana. Ah, è la sanità mentale che mi fa così, ok. Va bene. Capisciuto, capisciuto. Un'altra robina. Ma qua ci sono tipo amici? Che è pieno di rombini tutti vicini. Fabbro. Ah, ma è tipo una safe zone. Ok, ci penso dopo. Ah, vabbè. No, ci penso dopo. Ora mi concentro. Andare, madonna. Che quando vado a sinistra mi fa sempre lo slide. E allora anche adesso. Oh no.
Ok, no, non è una safe zone. No. Radiazioni. Mi tolgo dai coglioni. Diciamo che senza che quello mi sgami. E da dove entro? Da qua. Quando cazzo entro? Da qua. Ma che cazzo è laggiù? Una palla gigante. Bam bara bam bam bam. Ma Pog? Parkour. Filtro per maschera antigas. Che non ho. Ma va bene così. E... ok, da scassinare. Ok, quindi... dove cazzo va? Qua? Ok. Чё так долго? Что? Зацепила тебя балеринка? Старикан сказал, что так и будет. Он хочет тебя проверить, прежде чем решить, нравишься ты ему или нет. У этого психа, что не минута, то новая проверка. Ну хоть платить нормально. Может, объяснишь мне, что здесь происходит? Этот чокнутый сказал, что ты узнаешь этот громадный радар. А еще, что все это имеет для тебя значение. Потом он еще что-то мямлил про крысиного короля, про конец света. Но не думая, что всерьез. Я пришел сюда поговорить со стариком, а не с его мальчиком на побегушках. Так что я ухожу. Что ты сейчас сказал? Повезло тебе, короче. Будь моя воля, я бы тебя урыл прямо тут. Только мне тогда не заплатят. А теперь замолчи и слушай внимательно, что старшие говорят. Придется тебе сделать выбор. Все просто. Можешь использовать детонатор и взорвать эту железную хрень ко всем чертям. Или использовать другую штуку и прокачать свой КПК. Это улучшит все сканеры в сети. Чего бы мне выбирать? А я не знаю и знать не хочу. Я делаю свою гребаную работу, а ты делай свою. E di avere le idee chiare prima di prendere. Ma va bene. Per far esplodere l'impianto del radar Dugo, prendere questo. Я ничего не хочу. Я ж сказал, повторю тебе, вдруг ты не услышал, это он хочет. Лично мне вообще на тебя насрать. Я своё дело сделал. Совет тебе дам. Этот мужик, конечно, рехнулся давно. Но за всем, что он делает, всегда есть смысл. Так что ты сам себя спроси. Чего бы он хотел, чтобы ты сделал такой выбор, а? Bella domanda. Potenzia il PDA. Non ho letto magari che cosa faceva sopra, ma potenzia il PDA. Porco boia. Ok, ricordo il passato. Ok, quindi teoricamente, vabbè, quando io faccio il coso è molto più ampio. Però, prima di chiudere, sono curioso, è come se fosse... ah, candelotto anti-cernobilite. Secondo me, ci vado giù da lì perché è un coso di cernobilite che io posso poi spaccare e prendere. Però ora su qua c'è un monte di roba, ma... c'è un fucile.
Voglio andare a vedere se riesco a entrarci. Can I? Ok, sì, prima prendo. Oh no. Non mi dire che c'è una porta che è chiusa. Dimmi che tipo da sopra posso buttarmi di sotto. Sembra di no. Cibo buono. No, e ora? Nah, non me lo dire così. Non me lo dire così. Fanculo. Andiamoci. Ricordo del passato. Sono tornato. Lui con problemi di salute. Ecco, io con problemi mentali. minchia, solo 0,5 di pane. Ok. Devo farla migliorare, quindi gliela do doppia e questa gliela do singola. Vai. Mannaggia il mio che si ciuccia tutto sto cibo. Bisogna ferite, fame, situazioni stressate potrebbero diminuire la tua salute psichica. Quando questa scende a zero, lo stress inizia a causare danni fisici. Puoi risollevare la tua psiche consumando pasti regolari alla base, oltre a usare gli oggetti speciali che puoi produrre. Ok, quindi lo posso anche produrre. Però, signori, va bene così? E niente, oggi episodio finito. Abbiamo fatto già un pochettino di robe. Abbiamo fatto il nostro primo trade. Abbiamo migliorato sto PDA. Che avete? E nulla, boys. Spero che questo video sia piaciuto come sempre. Ricordatevi di andare in descrizione, così se volete anche il vostro serverino di qualsiasi gioco. Appunto, c'è anche Insurgents in Sandstorm su G-Portal, tante altre cose. Sotto link per 5% di sconto su tutto il server. Addirittura pure visto che qualcuno un mesetto se l'è fatto. Quindi grazie a chiunque se lo sia ordinato. E dai signorini, spero che anche questa come serie vi stia piacendo. Vi possa piacere in futuro. Io sono curioso di portarla insieme a voi e scoprire insieme a voi come si sviluppa il gioco e eccetera eccetera eccetera. Quindi signorini, noi ci si vede nel prossimo video e grazie mille per la visione. Ciao ciao!